Benvenuti a Palazzo Ginori. Ma un'altra è la caratteristica di questo archivio, come peraltro non unica anche di altri archivi, cioè quello di conservare per una serie di vicende che sarebbe lungo ricostruire, vicende di tipo matrimoniale, anche archivi di altre famiglie. Tra queste sono di grande rilievo registri che provengono dalla famiglia Bardi, che arrivano alla fine del Cinquecento attraverso il matrimonio con una Venturi. Questi registri Bardi sono una fonte eccezionale per la storia economica europea del trecentesca. Sono i registri che raccontano una storia di grande importanza per la storia europea, e cioè il fallimento della Compagnia dei Bardi e dei Peruzzi, che avvenne nel 1345. Un fallimento che coinvolse tutta la finanza europea, anzi, in cui, diciamo, alcuni storici dicono è da qui che nasce il mercato, è da qui che nasce la crisi del Trecento. La famiglia Bardi era di origine fiorentina, erano dei mercanti, poi banchieri, che hanno acquistato alla metà del secolo XIV, cioè del Trecento, hanno acquistato un feudo che si trova nell'Appennino sopra Prato e che è il feudo di Vernio, per questo la famiglia è nota come Bardi di Vernio. I vari Bardi che si sono succeduti hanno acquistato beni nella zona appunto di Vernio, avevano già case e palazzi nella città di Firenze. Alla fine del Settecento questo ramo della famiglia dei Bardi, perché poi ci sono anche altri rami, si sono estinti. Una rappresentazione dell'albero dei Bardi allegata al decimario. Il decimario è un libro, un grande libro, addirittura in più di un tomo, che descrive i beni della famiglia, appunto i beni immobili. Vediamo appunto che l'ultimo, Piero, muore nel 1810. Piero non aveva avuto figli nella sua vita, per cui decide di lasciare tutti i suoi beni ai due giovani Guicciardini, figli di Lorenzo e della Caterina Bartolomei, di cui il Bardi era stato cavalier servente per molti anni. E per questo motivo appunto i beni della famiglia Bardi, quindi anche l'archivio, sono entrati nei Guicciardini.